c'è tempo fino a domenica 14 aprile per visitare la mostra dedicata all'arte organaria che trova casa in un luogo eccezionale, Villa Borromeo ad Arcore. Un'esposizione unica in Italia per divulgare la storia dell'organo a canne e del primo organo elettrico italiano, pensata per appassionati ma anche per tutti coloro che ancora alle prime armi sentono la curiosità di avvicinarsi a questo mondo affascinante. Ci ha creduto il comune di Arcore, ci ha creduto Confartigianato, ma soprattutto la famiglia Corno, che ha messo a disposizione strumenti e conoscenza che vanno avanti di generazione in generazione. In realtà questa esposizione così particolare di arte e tecnologia organaria risponde a degli obiettivi, diciamo, culturali di questa amministrazione. Quali sono questi obiettivi? In primis sicuramente quella di valorizzare un'eccellenza del territorio. Il maestro Serafino Corno è, come dire, un erede di una tradizione familiare. Quindi questa eredità non va perduta e va lasciata e coltivata. La musica è il top per tutto ciò che riguarda la sensibilità, la bellezza. La bellezza è qualcosa che io voglio trasmettere, e quindi lo studio della musica e in particolare poi dell'organo, perché l'organo è uno strumento particolarmente importante nella società ed era così nell'antichità. Nell'antichità in chiesa si suonava l'organo e l'organo aiutava lo spirito ad elevarsi verso Dio. Per cui questa mostra risponde appunto a tutti questi obiettivi, che sono obiettivi culturali e obiettivi di valorizzazione del territorio. Questa mostra qui intende, diciamo, divulgare, no, un po' l'arte organaria, nel senso che è molto sconosciuta, quindi alle persone, diciamo, di tipo ordinario, diciamo, ecco, che non sono dentro al repertorio musicale e anche costruttivo dell'organo, che non conoscono queste tecnologie, questa mostra serve a diffondere un po' alle persone ordinarie la conoscenza dell'organo e della tecnologia organaria, che non sono mai quantomeno state mostrate in Italia, perché questa qui è la prima volta che viene fatta una cosa del genere in Italia. C'è tanto della mia famiglia, perché la mia famiglia è una famiglia organaria che prende origini dal 48, però mio papà ha iniziato come garzone alla ditta Fratelli Aletti di Monza a 13 anni. La ditta Fratelli Aletti di Monza chiuso nel 47, mio papà ha rilevato un po' di macchinari, un po' di attrezzature e si è messo in proprio nel 1948. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto 75 anni di attività ininterrotta come organari. Vedranno apparecchi unici in Italia, nel senso che c'è il primo organo elettronico italiano, poi c'è l'elettrodiapason, che però è un apparecchio normale, ma c'è un altro apparecchio qui alla mia destra che ha suscitato, diciamo, l'interesse, molto interesse, quando sono stato a fare lezione all'Università di Torino. Ed è un apparecchio che genera frequenza con la luce. E poi abbiamo sommieri come questo, per esempio, a registro per canale, sommieri a tasto per canale che abbiamo lì, e poi tutte apparecchiature, diciamo, anche di tipo organario, elettriche, ce l'abbiamo nel locale qui di fianco. È proprio aperta sabato e domenica, chi vuole visitarla, l'ingresso è libero, quindi è libero a tutti, quindi vi aspettiamo numerosi.